Che ci dici di Civitanovese Samba Civitanovese? Ma sicuramente una partita che doveva regalare un po' più di emozioni, quella normale. Due squadre che secondo me arrivano da periodi totalmente diversi. Noi siamo una squadra, diciamo, distrutta dagli eventi catastrofici che stiamo vivendo. Mi è rimasto poche persone, c'è rimasto il gruppo, che è l'unica forza sana che anche oggi ha dimostrato, secondo me, di lottare fino all'ultimo. Cosa in più non ne potevo chiedere ai ragazzi, anche perché insieme a Giorgio penso che Carrera abbia fatto un egregio lavoro. Il mister Meco Monaco è ancora uno di noi, perché fino a prova contraria non è stato esonerato, quindi il presidente ci ha chiamato, si è stracomplimentato, vista la situazione di grosso disagio in cui vivono le nostre famiglie, i nostri bambini, perché io sono a casa, ma tanti altri sono prossimi allo sfratto, quindi sono situazioni particolari. Ringrazio pubblicamente chi ci ha abbandonato in tutta questa situazione, ha fatto bene a alzare i tacchi e andare via, però sono contento che i ragazzi hanno dimostrato che l'unica parte sana che c'era era una parte della dirigenza e il gruppo dei giocatori. E anche la città che vi ha abbastanza... Città e tifosi non posso dire nulla, anche perché oggi a fine partita andare sotto e sentirsi dire siete stati bravi, nonostante avessimo solo pareggiato una partita, parliamoci chiaro. Penso che abbiano capito lo sforzo e soprattutto negli ultimi giorni siamo a contatto diretto, perché tanti disagi che abbiamo in città ce li stanno risolvendo loro. Una situazione che non mi ero mai trovato neanche qua, e non è bello, però ripeto, dispiace tanto, però ripeto, non ci piangiamo addosso. Abbiamo fatto un campionato, secondo me, fino a un determinato punto del campionato abbiamo fatto cose strabilianti, però è normale che quando la serenità va a intaccare le famiglie il calcio purtroppo passa in secondo piano, è quello che sta succedendo, speriamo che si risolvano le cose. Quindi una Civitanovese più serena oggi avrebbe fatto il colpaccio forse? Colpaccio no, forse qualche ripartenza sfruttata meglio, forse sì, però è venuta fuori la stessa partita dell'andata, situazioni da una parte, dall'altra, però tornare qua sicuramente è una sensazione unica, una cosa che non avevo, da avversario non avevo ancora assaporato. Sei pronto o ci sei voluto venire per forza in panchina? No, sono voluto venire per forza, lo dico sinceramente, no, mi è stato chiesto di venire per dare una mano, soprattutto al mister. I ragazzi mi hanno chiesto di poter stringere i denti per poter venire in panchina da una mano in questa situazione, ti ripeto, di disagio totale. Sono contento, significa che come persona forse sono un punto di riferimento per i ragazzi più giovani. Ciò non è bello perché vuol dire che sto invecchiando, però va bene tutto, fa parte del gioco. A Samba ho visto una squadra molto intimorita, che secondo me non ha fatto quello che realmente è nelle sue corde, soprattutto nei giocatori forse più esperti. Conosco bene questa situazione, perché giocare qui non è facile in determinate situazioni, però adesso la vetta comincia a essere un po' lontana e vince il campionato con tanti punti di scarto non è facile, però mai dire l'ultima, quindi ci mancherebbe. Io spero vivamente che se non è la Civitanovese, spero che sia la San Benedettese, perché è una squadra che non merita di stare in questi campionati, ma non è che lo devo dire io, non è retorica, penso sia quello che pensa la maggior parte degli sportivi. Speriamo che le cose vadano meglio e soprattutto auguro a San Benedettese di poter vincere le partite e arrivare alla fine, perlomeno giocarsi la vittoria del campionato. Anche perché Ferrini prima o poi vorrebbe tornare a queste parti. Sì, è vero, l'avevo promesso e sinceramente ci penso, però ripeto, non voglio fare promesse che poi non riesco a mantenere, non le ho fatte a suo tempo e non le faccio certamente adesso. Sicuramente tornare qua sarebbe un piacere enorme, però in questo momento devo recuperare l'infortunio e cercare di arrivare a fine stagione con un gruppo di ragazzi che sta vivendo, ripeto, un momento non facile. Oggi ha dato dimostrazione che sono stati un gruppo di uomini, abbiamo portato a casa un risultato che per noi aveva un valore, come ti posso dire, un valore più morale che di punti, parliamoci chiaro. Sono contento e niente, approfitto per salutare le persone che mi hanno abbracciato e mi hanno salutato, che è sempre un piacere, quindi per me è un piacere tornare qua, poi vediamo in futuro. Complimenti, auguri. Grazie, arrivederci.